Devo dire, ero incredulo. Grandissima risposta, anche perché nessuno lo sapeva. Il giorno dell'apertura, prima ancora che si sapesse, avevamo già la coda davanti. È uno dei brand più amati al mondo, insieme a Apple, insieme ai grandi marchi, insieme a Ferrari. Mancava, e me lo dicono tutti, me lo dicono in tantissimi, abbiamo avuto questa occasione di trovare questa location fantastica in Via Dante, esattamente per il Duomo e il Castello. È stato un colpo di fortuna e finalmente siamo riusciti ad aprire. Hard Rock è un marchio legato fortissimamente alla musica, non solo rock in realtà, alla musica in generale. È stato inventato nel 1973 da due chitarristi, essenzialmente, londinesi, che hanno pensato di fare un omaggio alla chitarra. Per cui hanno aperto questo bar e piano piano in questo bar si sono raccolte una serie di personalità della musica che per affezione al bar hanno cominciato a regalare dei loro cimeli. Per cui adesso, dopo tanti anni, Hard Rock si trova con più di quasi 300 negozi nel mondo e una serie di cimeli, una collezione di cimeli enorme, regalata essenzialmente a tutte le star del rock, del pop, del jazz, eccetera. Qui ne abbiamo di bellissimi. Abbiamo dei cimeli, abbiamo cercato di avere il più possibile dei cimeli di italiani, ne vorrei altri, ne vorrei anche di più, però comunque abbiamo dei cimeli di Ligabue, di Andrea Bocelli, abbiamo la batteria di Negro Amaro, abbiamo un vestito di Lacuna Coil, insomma abbiamo tante cose belle anche degli italiani. Poi abbiamo per me i pezzi meravigliosi, che sono una giacca di lamè dorato di Michael Jackson e la chitarra di Prince, che sono secondo me le vere gemme di questo locale. Lo store più grande d'Europa, ed è stata fatta una collezione apposta per Milano perché è la città della moda. Quindi ci sono delle magliette che nella maggior parte degli altri store non si trovano. Non ci sono ancora eventi stabiliti, normalmente tutti gli Hard Rock aprono con un soft opening come questo qui, cioè senza dirlo troppo in giro. A noi piacerebbe che Hard Rock, almeno il centro di Milano, ridiventasse una luce di musica dal vivo in Milano, perché in centro non c'è più nulla. Ci piacerebbe riportare la musica dal vivo a Milano e cominceremo a farlo da settembre. Quindi anche concerti? Certo che sì, ci mancherebbe altro, siamo qua per questo.